lo strumento preziosissimo dell'auto-osservazione. Quindi di fondamentale importanza per te è comprendere che cos'è l'auto-osservazione e come usarla. L'auto-osservazione non è pensare, l'auto-osservazione è osservare, come se tu stesso, tu stessa, fossi un piccolo Sherlock Holmes che si pedina e si osserva ovunque e in ogni momento. Ma osservare cosa? Devi osservare quando parli, quando pensi, quando agisci, quando senti, quando parli mentendo, quando dici la verità, quando critichi, quando dai giudizi sul mondo e su di te. Insomma, devi osservare costantemente ogni cosa, come se fossi un piccolo investigatore. Vien da sé che l'auto-osservazione richiede un piccolo sforzo, una volontà, un impegno consapevole. È uno sforzo e un impegno che ti permette di direzionare la tua attenzione proprio come una piccola telecamera. Per fare questo è di fondamentale importanza non giudicarsi ed essere neutrali, il che significa che quando ti rendi conto delle cose spiacevoli, delle cose che pensavi non ti riguardassero, non devi cambiare niente, non le devi criticare e devi accoglierle, limitandoti solo ad osservarle. Certo, per fare questo è di fondamentale importanza dividersi in due. Quindi ci sarà una parte che osserva ed una parte che è osservata. Ovviamente chi è che sarà ad essere osservato? Beh, l'ego, che è il nostro, tra virgolette, criminale in questa situazione. È un po' come se tu facessi un salto indietro e lasciassi una piccola parte di te davanti, così da essere osservata, proprio come quando sei al museo. Ti devi un poco distanziare per osservare bene un quadro, un dipinto nella sua interezza. Se stai a 2 centimetri dal quadro, non riuscirai a vedere nulla. E la solita cosa avviene con l'osservazione di sé. Hai bisogno di una certa distanza. A questo punto ti chiederai, ma chi sta osservando? Ecco, lo chiameremo l'io che osserva. Come illustrato in questa slide, l'io che osserva è quel pallino, è quella sfera nera intorno, appiccicata all'essenza. L'essenza infatti si trova proprio al centro, perché è la verità con la quale sei venuto al mondo. E tutto ciò che sta intorno all'essenza è l'ego, e man mano che cresci acquisisce sempre più potere. L'ego rimane molto connesso all'essenza, ecco perché abbiamo un ego del tutto singolare, unico, che è un po' come l'ombra dell'essenza. Possiamo dire che l'essenza si trova in uno stato dormiente quando l'ego è operativo, attivo, in azione e sempre costantemente difensivo. Infatti una delle più grandi illusioni nelle quali cadiamo è quella di pensare che l'ego sia un'unità, sia integro, mentre invece è formato e identificato in numerosissime maschere. Come puoi vedere qui rappresentato nello schema, dove tutti questi io attaccati all'essenza, queste palline, sono proprio le nostre maschere, la molteplicità delle nostre maschere. E tutte queste maschere, dirai, ma dove stanno? Sì, queste maschere le usiamo, le usi in diverse situazioni, dipende. Ci sarà una maschera che userai in famiglia, una maschera che userai con gli amici, una che userai sul lavoro e così via. Sono molteplici e tutte tra di loro non si conoscono. E tutte queste maschere, tutti questi io hanno pensieri, emozioni, sensazioni completamente diverse, addirittura alcuni sono opposti.
Quindi all'interno del nostro mondo, del tuo mondo, ci sono un sacco di contraddizioni e non ce ne accorgiamo. Infatti Gurdjieff lo chiamava meccanismo di difesa respingente, cioè quel meccanismo che ti impedisce di accorgerti dei vari cambiamenti che avvengono da una situazione all'altra e di come questi io, queste maschere, si sostituiscono l'una all'altra in maniera repentina, senza che noi ce ne accorgiamo. Quindi questo meccanismo di difesa non ti permette di accorgerti dei cambiamenti e delle differenze tra una maschera e l'altra. Ma perché? Perché sarebbe troppo doloroso renderti conto di quanto sei disintegrato interiormente. Ti faccio un esempio molto semplice. Un amico ti dice: ti svelo un segreto, però per favore non lo dire a nessuno. Certo, quando lo dico a nessuno ci mancherebbe altro. E poi il giorno dopo ti ritrovi senza consapevolezza, senza presenza, a raccontare il segreto del tuo amico ad un altro amico. Questo cosa significa? Significa che ci sono delle maschere, degli io, che ci piace mostrare, ci piace portare in giro e ci piace anche vedere in noi stessi quando ci guardiamo allo specchio. E ci sono degli io e delle maschere che invece non tolleriamo e che teniamo sempre costantemente